Siamo al Salone di Düsseldorf, allo stand Italia Yachts, in compagnia di Franco Corazza, fondatore del cantiere, e Matteo Polli, designer di casa Italia Yachts. Franco, cominciamo da te. Possiamo definire questo Salone di Düsseldorf il salone della maturità, e che anno sarà per il vostro cantiere questo 2018 che è appena iniziato? Ci sono tante novità in arrivo. Allora, il salone per noi... si può definire il primo salone in cui siamo un cantiere finalmente per il pubblico nordico e tedesco. In questi giorni ci hanno già chiamato e sono venuti qui molti clienti, pur non vedendo le barche esposte perché abbiamo solo 998 club, vengono a trattare e a parlare di tutta la nostra gamma. Questo vuol dire che finalmente il cantiere ha fatto breccia nel mercato nordico, che è uno dei mercati più difficili che ci sono nel mondo. Dove comunque voi avete già diciamo dei feedback positivi, noi soprattutto abbiamo, con sì, il 998. Abbiamo barche in Estonia, in Danimarca, Germania, Francia, non mi ricordo che altro, ma comunque più o meno dappertutto, in Olanda. Quello che mancava era proprio il fatto che il cantiere fosse conosciuto. Quest'anno, per il primo anno, riusciamo a chiamarci un brand e facciamo posizionamento del brand al posto di porgere i prodotti. E questo è molto importante perché vuol dire che è il primo punto di arrivo per il cantiere. Ecco, quali saranno gli step di questo 2018? Cosa succederà in Italia Yachts? Nel 2018 noi faremo dei grossi investimenti sui mercati esteri, soprattutto negli Stati Uniti, e soprattutto penso per metà agosto avremo pronto il primo esemplare dell'1198, che sarà una barca stupenda di cui parlerà poi Matteo. Ok, Matteo, quello che vediamo in mezzo a voi è, come dire, una piccolissima anteprima, giusto per rendere l'idea di cosa sarà la barca, che ovviamente ha diciamo una familiarità con il 998, ma con delle differenze. Soprattutto, diciamo, possiamo definirla una barca a tutti gli effetti versatile, dalla crociera, dalla regata alla crociera, e come avete raggiunto questo obiettivo? Beh, rispetto al 998 sicuramente sarà una barca che, grazie ai volumi più ampi, vista la misura, sarà ancora più versatile tra la regata e la crociera, e oltre appunto ad avere linee di carena più innovative, avrà anche molte più customizzazioni, quindi optional, che potranno rendere la barca più per un uso che per un altro. E appunto a livello anche di innovazione rispetto al 998 ci saranno delle novità sulla coperta, sul piano di coperta, oltre che appunto alle linee scafo. Mi accennavi prima a un layout interno particolare che avete scelto, se ce lo puoi spiegare brevemente. Sì, il layout interno che abbiamo scelto è un layout simmetrico che appunto permette a chi vuole fare le regate specie offshore di di posizionare i pesi in maniera più simmetrica possibile, anche per quanto riguarda l'equipaggio in offing. Uh-huh. Quindi quello è un... E poi abbiamo creato, secondo me, una buona abitabilità e un doppio bagno, sempre sulle altre cabine, che dà notevoli vantaggi anche in crociera. Ok, l'ultima domanda che vi voglio fare, vi inquadro a tutte e due. È un caso che nei primi disegni che sono circolati si vede soltanto, diciamo, la coperta e parte dello scafo? È un caso o c'è qualcosa sotto che sta covando? Beh, sicuramente, come ti ho detto, ci sono delle innovazioni che al momento ancora non abbiamo voluto far vedere. Sicuramente poi c'è anche un'evoluzione che ancora deve subire il progetto prima di essere varato. Ok, però insomma qualche sorpresa io immagino che potrebbe arrivare. Grazie mille, grazie a te. Saluti da Düsseldorf.